Buongiorno ragazzi, mentre io continuo la mia visione di Bridgerton, sono stagione 3, episodio 3, stavo controllando perché ieri appunto poi mi è venuta l'idea e ho detto quasi quasi ritorno al giardino botanico, com'è che lo chiamano qua, e volevo anche farvi vedere, perché poi non sono io la pazza, che c'è scritto aperto dalle 9:30 alle 15:30. Ok, ora è scritto tutto in coreano, però fidatevi, insomma, 9:30, 15:30. Se io adesso torno lì e dopo un'ora e mezza di mezzi, auto, metro e tutto di più, anche oggi è chiuso, purtroppo io give up questa experience, questa nostra missione, perché ormai è diventata una missione. Poi io sono capatosta, ve l'ho detto, lo sapete, sono cocciuta, ci devo sbattere, ci devo andare, devo provarci. Ripeto, la cosa era fino il 31, oggi è 22, non è lunedì, è mercoledì, quindi non esiste neanche che mi usino questa scusa. Vado appunto a dare un'occhiata. Nel caso in cui dovesse essere che appunto c'è qualsiasi tipo di problema, anche oggi è chiuso, non lo so, vi giuro, perché ormai io impazzisco quando poi scrivono le indicazioni, orari, cose e poi non sono rispettate, ma va bene. Andrò in questo caffè che è super bello perché appunto a Swan c'è, chiamiamola muraglia, non so neanche come chiamarla, che è molto bella, vi faccio vedere. Guardate, questo qui è il nome del caffè e guardate che meraviglia. Prima però abbiamo dato da mangiare a sto cagnolino. Eh sì, che adesso fa di nuovo il santo. Poi arriva lì e mi sveglia anche oggi. Io vi giuro che non capisco perché faccia questa cosa. Mi sveglia sempre alla stessa ora. Mi sveglia alle 6, alle 8. Vabbè, una certa mi sveglio e quindi ciao. Chissà. Quindi appunto lo porto fuori. Per pranzo mi sto mangiando i cracherini con proprio questo cream cheese che non ho ancora mai provato. Poi gli gnocchi che sono avanzati ieri e sempre il cetriolino marinato, che in realtà, cioè, io ne mangio al tranzo ormai. Cetriolino, la mia verdurina preferita. Sappiate che il mio toxic trait di oggi è pensare di poter fare lo stesso percorso dell'altra volta, primo senza navigatore e secondo senza prendere il bus, che anche l'altra volta non avevo preso. Però ragazzi, il problema è che qui, essendo più piccola come cittadina, ovviamente c'è un bus ogni mezz'ora e non mi va di aspettare mezz'ora perché sono già, non dico in ritardo, però il posto chiude alle 5 e mezza, sono le 3, quindi a piedi faccio prima che col bus, o almeno tempo che aspetto il bus più i 10 minuti del tragitto, cose faccio prima appunto a camminare. Questa è l'università dove appunto stavamo anche l'altra volta, si chiama Sung Kyung Hwan University, quella che avevo ripreso l'altra volta, se avete visto lo scorso vlog di quando sono venuta qua, ed è stato un fail, cosa che staremo per scoprire molto presto perché sono quasi arrivata. Vedete, quelli lì sono civili normali e noi appunto dobbiamo entrare. Questo qui è il nome del posto. Le vedo, stavolta dovrebbe essere la volta giusta. Sono troppo contenta quando riesco a togliere una delle cose che voglio fare dalla casellina, no? E dire l'ho fatta. Non vedo l'ora adesso di entrare. Il biglietto dovrebbe costare tipo 2 euro, poco meno. E sono proprio curiosa perché deve essere proprio un bel giardinello. Allora, ho preso il biglietto qui alle macchinette. Questo è adulto. Carino bigliettino, troppo bellino. La questione è che adesso il sole sta proprio contro, quindi la foto la posso fare dopo a questo mega Winnie the Pooh. È stupendo, vi giuro. Cioè, è troppo perfetto tutto ciò. Poi all'ingresso mi ha chiesto se avevo cibo, bevande o il treppiedi, che non potevo entrare con quelli, non che abbiano controllato PS comunque. Come sempre qua si fidano sulla parola. Ed lì c'è la parte dove ci si può sedere. Poi andiamo a vedere. Ci sono tutti gli archi con i fiori, sembra super bellino. E quello poi è l'ingresso dell'exhibition e tutta la parte dentro, quindi adesso credo proprio che andrò lì perché fa ancora troppo caldo. Sono tutte le piccole installazioni e sopra ci sono tutti i nomi delle piante. Guardate che carina. Christopher Robin, Winnie, Pimpy e Kangoo. Lì c'è un bimbo dolcissimo. Oh, qui io vedo più bimbi che in altre parti della Corea, ve lo dico subito. Swan si riproducono così. Abbiamo i nostri attori non pagati, eccoli qua. Ci sono queste cosettine per fare le fotine. Guardate qua, Yogi Yepda. Vuol dire qui carino, insomma, qui bello, wow. L'unica cosa che so tradurre. Lì ce ne sta un'altra. Ci andiamo a fare la foto lì. Perché oggi, ragazzi, oggi noi supereremo le nostre paure. Batteremo gli stereotipi. Allora, prima vi ho detto una cavolata perché lì sotto non c'era il caffè barra bar, barra come lo vogliate chiamare. Non c'era niente. Però ci deve essere da qualche parte perché ho visto la gente con i drink e appunto hanno detto che non si può
entrare con i drink, quindi da qualche parte l'hanno dovuto prendere. Ora io mi faccio il giro tutto intorno al lago, qui interno, perché ripeto è vastissimo. Si sta una pacchia perché non si sente una mosca, cioè ci sono solo io che parlo sostanzialmente. Veramente consigliato. Adesso appunto c'è la cosa speciale di Winnie the Pooh, però se volete, cioè, ci potete venire tranquillamente anche così. Sono veramente molto fiera di me stessa di essere riuscita a venire qui a farcela entrare. Caldissimo, però ripeto, cioè io non posso uscire senza giacca, sento proprio che mi fa male la gola. Vorrei solo trovare un posto dove prendere qualcosa da bere, perché sto proprio morendo. Tanto vedi, meno male che non l'ho comprata prima, perché magari non mi facevano entrare, visto che neanche nella borsa mi entra la bottiglietta d'acqua. Devo ancora trovare tra l'altro una borsa decente, di una capienza decente. Per fortuna adesso che ho cambiato telefono registro col telefono anche fuori e la qualità comunque è buona. Però con la macchinetta sarebbe un'altra storia, solo che appunto portarsela dietro è un pochino compliche. Come è compliche stare qui? Sono fiera di me stessa appunto di esserci riuscita, però non è facile. Cioè quando sai che una cosa sarebbe dovuta andare in un altro modo, sempre il famoso dolce amaro che ritorna. Non mi sono mai tirata indietro nella vita, quindi ovviamente lo inizierò adesso, perché non è che andiamo a ritroso qua. Affronto sempre le cose di petto e questa cosa mi piace. Adesso si vede molto meglio, ho fatto qualche foto, qualche video, finché non c'era nessuno. Poi credo, perché io vedo delle persone sedute lì, li vedete i cappellini del signore, che forse entrando qua dentro c'è qualcosa per bere, bar, mangiare. Vediamo un attimino. Che altro che c'è scritto exit. Ah sì, infatti ci sono i tornelli per uscire. Quindi no, mi faccio dare un altro giro. Tengo duro, ragazze. Stavo leggendo un po' i vostri direct su Instagram. Adesso mi sono messa un attimo, ho cambiato banchinetta. Anzi, queste sono tipo delle sdraiette. Mi state facendo venire da piangere. Sto cercando di non sembrare la pazza seduta sulla banchina che piange da sola. Perché molto spesso mi scrivete: no, sei forte, si vede, grazie per questi messaggi, per le cose che dici. E ogni tanto mi verrebbe da rispondere: io non vorrei essere forte. Cioè, ci sono dei momenti in cui non vorrei. Però ogni tanto mi piacerebbe lasciarmi andare, non avere sempre un peso, no, da tenere da sola. Però anche le persone forti ogni tanto hanno bisogno, no, di staccare un pochino. Questo vi dico che poi non è semplice. Però vi ringrazio comunque se mi vedete così. E ogni tanto poi va bene anche condividere queste parti un pochino più vulnerabili, no? Siamo esseri umani, quindi ci sta. E il sole che mi batte sulla schiena, vi giuro, sì, lo sento proprio, sta arrivando. Sono giunta alla conclusione che al caffè non andrò. Sarà un modo per tornare prossima volta, fare tutta quell'altra parte lì, perché effettivamente è un pelo distante, sono quasi 4 km e andare a piedi dice un'ora e mezza, però non c'ho proprio voglia. Cioè, sapete, quando state in uno stato di relax, non c'ho proprio voglia. Quindi adesso poi esco e vedo appunto se c'è qualcosa, se no mi fermo a un convenient e ciao. Però voglio assolutamente venirci. Opzione 2 era prendere il taxi, però non mi va a spendere 15 euro andata e 15 euro ritorno. L'autobus, solo l'auto per andare da qui a lì, 45 minuti. Ma voi siete pazzi? Io ci torno a Seul con 45 minuti. Mo' per fare sto pezzetto. Quindi vabbè, non l'ho capita questa questione. Pensavo fosse più semplice e invece no. Sarà per un'altra volta. Ne approfitto per rimettere lo stick. Questa qui è la protezione che sto usando quando appunto la devo portare fuori casa. Perché è comoda, vedete? Cioè, ce l'ho ancora perché vedete come sono glowy, però ci sa mai, sempre meglio ripassarla. Queste qua stick sono fantastiche. Anche mi raccomando il collo, c'è ancora qua la bruciatura che non so se vi ricordate. Ho capito da dove venivano, era qui dentro. Vedete, poi c'è questo posto lì dove stavamo prima. Vediamo se possiamo prenderci qualcosina. Io una cosa dovevo fare, dovevo ordinare. Poi mi sono persa nel menu perché c'era il tablet. Sono finita nella sezione hot invece che in quella heist. Quindi niente, però me l'hanno potuto cambiare. Quindi un vanilla latte caldo, come se non ci fossero 746 gradi. Guardate che carino. Cerco di far stiepidire un po' questo mentre mi tolgo il giacchetto perché sto morendo. Sono quasi le 6. È venuta la signorina, mi ha detto stiamo chiudendo il posto. Quindi sono uscita fuori, sono sui muretti qua esterni. In realtà lì c'è una sezione con tutte le panchinelle
e i tavolini sotto tipo un gazebetto, però neanche ve lo dico a fare. Appena usciti si sono messi tutti là. Comunque, da quanto ho letto dal tabellone, poi non so se c'è tipo un limite di tempo per cui si può stare all'interno, ma penso di no. Si paga un po' di meno se venite, mi pare intorno alle 3 o prima delle 3. Quindi non so se c'è tipo una pausa effettivamente. Io la butto lì, nel caso controllate, perché c'è il sito di questo posto, quindi sicuramente. Però molto soddisfatta, ve lo ripeto e ve lo continuo a ripetere. Una cosa diversa, vi prendete un po' di natura, un po' di verde, che comunque a Seoul manca. Cioè, a parte appunto se non andate nei parchi o nelle zone proprio, però non è come noi in Italia. Qui hanno veramente pochissime zone verdi, e se le trovate è perché ce l'hanno impiantate loro, non perché ci siano così. Sulla via di casa mi sono tornata a prendere il Mac, che avevo dei coupon che scadevano e li potevo utilizzare. E qui c'è una cosa strana, e ti si accreditano i punti e poi ti danno altri coupon. Non so se c'è anche in Italia, non mi ricordo. Comunque, ragazzi, praticamente quando passo a fare la passeggiata con Ami, ci sono sempre dei negozi, qua lo sapete, poi cambiano ogni settimana, che stanno facendo dei lavori. Cosa aprono? Il 7-Eleven! Ragazzi, sono serio, aprono il 7-Eleven. E voi dite, vabbè, ci stanno ovunque qua. No! Perché sulla strada di casa mia mancava proprio il 7-Eleven. C'era uno piccolo orribile, vi giuro orribile, che erano dei vecchietti che fumano dentro fuori, non si sa. Una volta sono entrata, mai più. Quindi sono felice perché magari troverò il mio kimbap preferito. Quello lo sapete, egg mayo spam. Vi dico solo che da Shane ho preso una cosa per guardare la parte 2 della terza stagione di Bridgerton, che voi non avete idea. Io e Ross l'avevamo detto l'altra volta, non ho fatto in tempo, o meglio, non mi sono ricordata di farlo per la parte 1. Perfetta, è una cosa da indossare, ma è perfetta. Nel mentre forse Ami vuole un bibi, sarebbe l'ossetto che, come vedete, ecco come riduce il suo. Sì, questo è piccolo, no, te ne do un altro, vuoi? Quando giri la testa mi fa morire. Buongiorno ragazzi, sono le 7 di mattina. Io non ho capito cosa sta succedendo. C'è qualcuno che continua a far suonare il mio citofono. Cioè, è la seconda volta. La prima volta ho visto una ragazza, cioè mi ero appena alzata, tutta con la vista annebbiata. Ho visto una ragazza, mi sembrava una ragazza coreana. E io chi cacchio conosco? Per un attimo ci ho visto Alessia nella schermata, ho detto oddio, sarà qualcuno che, non lo so, si è scordato il pin. Ora vediamo se risuona. Ma alle 7 di mattina, raga, mi sono alzata di botto. Poi ho visto l'orario, ho detto alle 7 di mattina. Ma voi siete fuori di testa, oh. Qualcosa che non va. Poi cerco di guardare sotto. Guardate, ancora tutta schincherata dalla notte. Neanche il viso mi sono lavata. Ragazzi, c'è del dramma. Ho una ragazza molto ferita. Pure una stalker. Non lo so, ragazzi. Sono uscita perché ho detto fammi vedere, ma chi è? C'era una ragazza coreana giù, che io appena sono uscita lei è entrata. E adesso si è attaccata al citofono del mio vicino. Queste sono le situazioni in cui vorrei parlare coreano per sapere il dramma. Ma più che altro per dire, ah bella, ma mi hai svegliato pure a me. Ma non è che entriamo a litigare col tizio. Poi stava piangendo, capito? Tutta. Non so quanto sia normale questa situazione. Non so se dovrei scrivere alla padrona di casa, cioè non so se farmi gli affari miei, perché sta continuando a suonare al cioè perché poi il campanello lo sento io da qua. Non ci può mai stare tranquilli, mai. Dovete sapere che il mio vicino è un playboy, ma anche se fosse, no? E voi direte, come fai a capirlo? Non vi preoccupate. Diversi modi. Anche se fosse, cavoli suoi, però qui le ragazze sono leggermente, come dire, appiccicose. Quindi io adesso ho scritto il numero di emergenza della casa. Voi direte, ma potevi farti i fatti tuoi? Cioè no raga, perché sta tizia l'ho fatta entrare io sostanzialmente. Ma vi giuro, neanche ho fatto in tempo a bloccarla la porta. E in più c'era un altro signore che stava entrando, quindi possiamo dividerci la colpa nel caso. Se esco, non lo so, magari è veramente pazza. Vediamo se mi risponderanno. Il bello è che non mi rispondono neanche. Se veramente uno c'ha qualche emergenza, perché poi sono le 7:30. Se uno c'ha qualche emergenza, dove scrive? Boh. Purtroppo ragazzi, sono un cuore di panna. Che cosa vi posso dire? Sono uscita, per fortuna la ragazza parla un po' inglese. Gli ho detto, teso, è lui? E lei, sì è lui. Ho capito, ma poi sta qua. Io ho detto, teso, cioè sei entrata pure così senza E. E continua comunque. Gli ho detto, 10 minuti poi chiamo la polizia. Vuoi l'acqua, qualcosa? Prima o poi ragazzi, non lo so, mi prenderanno accettate probabilmente. E me lo sarò meritato forse, non lo so. Mi fa tenerezza perché poi sta lì tutta rannicchiata. Però gli ho detto, cioè mi hai svegliato. Lei, oh sorry, sorry. Porca la miseria. Questa vita non smette mai di stupirmi. Allora, praticamente ho messo la lavatrice
Poi mi sono rimessa un attimino a letto e ho cercato di riposare un po', ma io non ci riesco purtroppo, perché quando mi sveglio, cioè c'è qualcosa di rotto che non si può, capito, riconnettere, fine. Quindi, visto che oggi mi devo rifare le unghie, perché guardate, direi proprio che c'è una bella ricrescita, poi qua alcuni sbrillocchi si sono tolti, qua si è tolto questo grande sul medio, così, e poi volevo fare anche le unghie dei piedi, quindi appunto mi sono presa tutte le robe e adesso lo facciamo. Volevo soltanto scegliere cosa guardare in TV, perché ovviamente, vi giuro, io quando ho preso questa casa ho detto vabbè la TV è l'ultima cosa, perché chi se ne frega, e invece non so come ho fatto a stare tutto quel tempo senza la televisione effettivamente, perché io appunto ve l'ho detto tante volte, anche quando non è che proprio guardo la TV, però lo metto, no, qualcosa per farmi compagnia. Sì, anche mentre faccio le unghie, ovviamente, di sottofondo. Perché ho Modern Family sempre. Volevo ricominciare Shadowhunters, quella su Netflix, però non sono ancora in vena di tanto trash. Modern Family sia giusta per questa occasione. Unghie finite, letteralmente ci sono stata dietro tutta la giornata, tra quelle dei piedi e quelle delle mani. Poi mi metto lì, faccio le cose certosine, limo piano per non far polvere ovunque. Poi vi faccio vedere, questo è il risultato delle mani. Mi sono tenuta sempre su colori neutri perché ultimamente mi va così. In realtà ero partita con faccio le unghie nere, però non lo so, mi sentivo un po' più soft in questo periodo e quindi va bene così. Il problema è che mi sono messa per terra, non mi sono messa sul tavolino, è stata una cattiva idea perché oggi mi è venuto il ciclo, ho mal di schiena pazzesco, è cattiva idea. I piedi non ve li faccio vedere perché io odio i piedi. Cioè proprio mi fanno schifo i piedi. Penso di non avere dei piedi orribili, però mi fa proprio schifo l'immagine di mettere i piedi. Quindi vabbè, comunque sappiate che ho usato lo stesso colore, però invece di mettere insomma qualche decoro 3D, perché le scarpe chiuse ancora le metto ovviamente, ho messo uno sticker piatto. E fine, cioè si sono fatte le 10 di sera, io sto pranzando, mi sono fatta del riso, dei cetrioli, il tonno e le mie alghette. Amo. Amo, amo, amo. Poi adesso porterò fuori Ami e probabilmente mi metterò a dormire perché dopo la sveglia di oggi alle 7, sempre dopo che sono andata a dormire comunque alle 2-3 di mattina, si comincia ad accusare. Allora, vi ho messo un po' a precari, quindi spero non si ribalti la macchinetta. Comunque, skincare, tutto fatto. Penso di non aver mai avuto la pelle così bella come in questo momento. A parte le mie solite macchioline qua che mi rimangono. Comunque, oggi voglio fare una cosa che io non sono solita fare, però so che fa molto bene. Vi ho spiegato, io non sono una persona che si tiene nulla dentro, o meglio, magari un tempo lo ero, sono anni che non lo sono più e ho imparato a esternare la maggior parte delle cose che magari mi infastidiscono, che mi danno fastidio, con qualsiasi tipo di persona. Quindi ho preso qua il mio libricino, insomma, qua che ho delle pagine libere, e oggi manifestiamo. Non so se sapete come funziona, ma quando c'è la luna piena porta con sé anche un maggior incanalamento delle energie, no? E il manifestare in realtà si può fare in tanti modi. Non è una cosa che faccio spesso, però so cos'è, so come si fa, so cosa porta, eccetera eccetera. Oggi mi vorrei concentrare su scrivere una lettera. Potete scrivere una lettera appunto sulle vostre emozioni, come vi sentite verso una persona, se magari appunto non potete dirgliele in faccia, se perdonate questa persona, se avete dei rancori, delle cose in sospeso, un familiare, una amica, qualsiasi cosa. E questa diciamo è la parte che poi con questa lettera, per diciamo buttar fuori tutte queste emozioni e sensazioni, va poi bruciata oppure va fatta in tanti piccoli pezzettini. C'è poi invece la questione del manifestare, che si può fare tranquillamente tutti i giorni, dove voi potete scrivere su un foglio, sulle note del telefono, dove volete, magari se avete un diario anche meglio, tutto quello che appunto volete manifestare, come se però questo fatto fosse già realmente accaduto. Quindi dovete immedesimarvi in un ipotetico: io questa cosa l'ho già raggiunta. E in quel caso ovviamente non va bruciata, non va fatta a pezzettini, la tenete lì da parte. Potete scrivere la qualunque, ragazzi, anche le cose più assurde. E questo insomma ci aiuta. Oggi io mi concentro appunto a scrivere la lettera. Era un po' che volevo farlo, però sapete, sono quelle cose che poi lo dovete fare quando ve la sentite di farlo. Quindi niente, questo per dirvi è un consiglio ulteriore, se vi può essere utile. Magari vi tenete sempre tutto dentro o fate un po' fatica
ad aprirvi con gli altri, perché magari a volte si parla con le persone, con gli amici, la famiglia, la madre, la migliore amica, chiunque, però ci sono delle cose tanto 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 personali per cui magari ci si può sentire giudicati, no, non si dovrebbe, lo so, però capisco che ci possono essere, no? E in questo modo ve la gestite un po' da soli, ne parlate con le energie, con l'universo, con voi stessi, e secondo me è una cosa bellissima. Quindi appunto adesso scriverò questa lettera, poi la brucerò cercando di non dare fuoco anche a tutta casa. Penso proprio, tra l'altro, che comprerò un diario. È una cosa che non ho mai fatto. A parte che mi manca proprio scrivere a penna. Mi sono resa conto che ho scritto, forse ci ho messo una mezz'ora per fare tutto. E a parte che mi sento proprio meglio, ma mi fa male la mano. C'ho il crampo alla mano, perché un conto a scuola, a scrivere tutti i giorni, ma quando non sei più allenata è un po' particolare. Però io adoro. Quindi penso proprio che comprerò un quadernino, e anche solo quando appunto vi sentite, no, di scrivere qualcosa, di buttare giù qualcosa, farlo. Ora vorrei cercare di non dare fuoco a tutto, quindi ho accartocciato i miei fogli. Ho una bacinella qui con l'acqua che voi non vedete nel lavandino. Qui abbiamo l'accendinello e cercherò di farlo piano piano nel lavandino, appunto, così dovesse essere, butto subito nella bacinella e non succede nulla. State attenti. Ok, adesso questo lo lascio qui nel lavandino. Mentre lo bruciate sentite proprio che quello che avete scritto in qualche modo va per la sua via. È una sensazione strana, dovete provarci. Ok, ce l'ho fatta senza far scattare l'allarme antincendio. Certo, l'odore non è piacevolissimo, effettivamente, però si apre la finestra. Per cui, tra l'altro, PS, ragazzi, ho portato giù Ami prima, mi sono scordata di chiudere questa finestra. Disastro. Sono rientrata, ho visto la finestra, ho detto oh no. E infatti vado in bagno e c'era una falena grossa tanta, che poi non era una falena, perché qua ci stanno delle farfalle un po' diverse. Il suo giorno di vita, purtroppo, ha fatto il suo corso.